Anna Pepe fu il primo personaggio rilevante a denunciare l'abuso subito da un ragazzo autistico senegalese da parte di Selen Kalo, che lo ha costretto a spogliarsi in live, creandogli poi un trauma assurdo tanto da farlo scappare di casa e far intervenire addirittura la polizia. Come vi disse anche io, non era l'unico caso di bullismo effettuato da questa ragazza. E quindi Anna, oltre a spiegare cosa è successo dopo la sua segnalazione, ha anche aggiunto una serie di dettagli che veramente era meglio quando non li sapevamo. Andando ad attaccare nuovamente Selen Kalo, ovvero l'artefice del misfatto. Non aggiungo altro, ma vi lascio le stories. Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate. Noi ci vediamo al prossimo video in linea allo studio. Buonasera, innanzitutto so che questo non è il mio lavoro, non sono un politico, non sono un influencer, sono una ragazza che fa musica, ma mi sento comunque di avere un lato umano e di dover parlare di queste disgrazie quando accadono. Sono felice che sia stata posta denuncia per questo accaduto terribile che ho denunciato oggi pubblicamente sulle mie storie, anche se il post era fuori da qualche giorno, ma sono felice di averlo reso ancora più pubblico e di averlo fatto vedere a molte più persone. Mi sono giunti video di questa ragazza che fa la stessa cosa con un altro ragazzo sempre disabile, mentre fa la stessa cosa, incitandolo a mostrare le parti intime e a mimare atti sessuali con un pupazzo. Non renderò mai pubblici questi video per il bene del ragazzo disabile, che capisco benissimo possa stare male. Ringrazio che questi video siano ancora privati, spero lo siano per sempre. Mi dispiace molto che certa gente debba passare queste cose. Vi ha scritto certa gente difendendo questa ragazza dicendo che è stato un errore. No, è stata una cosa ripetuta in passato nel video. Ci sono due ragazze, una è lei, una penso sia sua sorella, ma non sono sicura. La cosa che mi scuote di più è che al mondo ci sono certe persone che pensano che fare queste cose sia normale o divertente, approfittarsi di una persona che non ha coscienza di quello che fa o di quello che dice, è veramente da mostri e queste cose mi terrorizzano, perché penso che se queste persone oggi sono adolescenti, un futuro saranno le vostre madri. Saranno madri di figli, avranno persone da educare. Io non so dove andremo a finire questo mondo, però ringrazio che ci sono comunque persone con un buon animo.